Buonasera e benvenuti a Il Punto, buonasera e benvenuto a Davide Taddei, direttore della Fondazione ELSA. Grazie, buonasera a te e a tutti i telespettatori. Buonasera a Vincenzo Coli, scrittore, giornalista e anche socio fondatore Cooperativa Nuova Immagine. Grazie. Ed è qui proprio per questo suo impegno nel mondo appunto culturale senese. Poi abbiamo ospite anche Andrea Stratta, amministratore delegato di Notorious Cinemas. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Forse avete capito di che cosa parliamo questa sera nella nostra puntata dedicata alla cultura. E quando parliamo di cultura non possiamo non parlare del cinema, che da più di un secolo ha definito l'immaginario culturale del paese. E quindi partiamo subito con una riflessione a 360 gradi di quello che è appunto il cinema oggi. Perché c'è ancora, secondo voi, e partiamo da Taddei, l'attesa per l'uscita di un film, il cinema vissuto come luogo di incontro, oppure con l'esplosione delle piattaforme e dello streaming che ormai si trovano veramente a un prezzo minimo, è calata questa emozione verso l'uscita del film? Beh, Simona, un po' è cambiata più che calata. Diciamo che l'attesa c'è, ma si riversa tutta sui social e quindi c'è solo un momento per i grandi blockbuster, chiamiamoli ancora così, che richiamano quell'attenzione, in cui c'è davvero un afflusso enorme. Ma ora addirittura con le biglietterie online lo vedi anche meno, perché ti accorgi all'improvviso che la sala si sta riempiendo. C'è un modo diverso di approvvigionarsi delle informazioni, diciamo. E la concorrenza di piattaforme è enorme. E noi facemmo uno studio 8 anni fa in cui, sai, io sono appassionato di teorie tecniche delle comunicazioni di massa, quindi feci una proiezione su come sarebbe voluto il mercato dell'intrattenimento del cinema vissuto nelle grandi sale. E ovviamente è un fenomeno che va a cambiare, e come dicevi te, alla fine non è più solo l'attesa, non è solo quel posto lì che dove puoi vedere il film, ma ci sono degli home cinema molto buoni, con pochi migliaia di euro li puoi comprare e attaccare una bella piattaforma, e con 2 euro vedi un film, molto bene. Però alla fine è anche un problema di socialità, no? Alla fine ti stufi di stare in casa. Certo. E quindi si arrivava a questa conclusione, che mi ricordo si presentò in Mediateca regionale, e che si sta verificando quella proiezione lì, che resistono 2 tipi di pubblici: uno che cerca la socialità, che si stufa di stare a casa, e un altro che vive il cinema, come può essere Vincenzo, come una cosa di culto, come il teatro, e quindi il teatro non si può guardare in TV, si deve andare a vederlo dal vivo, così i film si vedono nelle grandi sale buie insieme a tante altre persone, con un certo tipo di sound, di audio, e con uno schermo da 10 metri davanti. Certo, un'emozione sicuramente diversa. Ecco, passiamo a Stratta, che intanto ringrazio per essere qua ospite nella nostra trasmissione. Ricordiamolo anche per chi ancora non ne fosse al corrente, anche se in realtà ormai sono alcune settimane che Notorious Cinema ha iniziato a gestire la multisala Sinalunga, sostituendo quindi Usci Cinema, che ormai era davvero da tantissimi anni all'interno di Sinalunga, e quindi di conseguenza si è affacciato al panorama anche di quelli che sono i cinema nella provincia di Siena. A lei la stessa domanda con un'aggiunta: ecco, serve di conseguenza anche essere, diciamo, competitivi, e come si può essere competitivi al giorno d'oggi per quanto riguarda le sale cinematografiche? Beh, guardi, sicuramente, ovviamente vi ringrazio dell'ospitalità, e diciamo che sono d'accordo con quello che diceva appunto prima l'intervento precedente. È come si può essere competitivi? Noi, il nostro è un circuito relativamente giovane. Siamo nati nel 2019, abbiamo aperto 3 multisale nel giro di 6 mesi, da settembre 19 fino al 1° di febbraio del 2020, e dopo 23 giorni dall'apertura dell'ultima multisala di Milano del Gloria, siamo stati chiusi per Covid per questi 2 o 3 anni che ci hanno completamente, diciamo così, in qualche maniera ci hanno molto danneggiato. E come si può essere competitivi nel periodo post-Covid? Notorious nasce a cavallo del periodo Covid, e quindi abbiamo la fortuna che abbiamo studiato un modello di business che deve essere per forza di cose adattato al nuovo mercato cinematografico che oggi è sullo scenario italiano. Un mercato che, come si diceva prima, è sicuramente in calo a causa delle piattaforme. Nel 2021, nel 2022 il nostro mercato era dato per morto, fortunatamente morto non lo è. Adesso vediamo
per quali ragioni, ma sicuramente è un mercato in calo. L'anno scorso in Italia sono stati totalizzati circa 70 milioni di spettatori contro una media di 90 milioni di spettatori del periodo pre-Covid. Quest'anno il numero sarà molto simile, forse leggermente al di sotto, e già le stime per il prossimo anno dicono che il mercato dovrebbe essere intorno ai 72 milioni. Quindi questo cosa vuol dire? Che se prima il mercato valeva 90 milioni di spettatori, oggi ne vale 70, quindi c'è un calo tra il 25 e il 30%. Poi ovviamente ci saranno dei momenti di picco in alto o in basso a seconda dei grandi film che arrivano. Per essere competitivi c'è solo una maniera, cioè quella di offrire allo spettatore quella che si definisce una vera esperienza cinematografica diversa. Cioè noi dobbiamo essere in grado di creare una vera forma di intrattenimento, un'esperienza unica per le 2-3 ore di svago del nostro pubblico. E ci siamo riusciti fino adesso nelle altre nostre 6 multisale, e ristrutturando completamente le multisale, creando un ambiente qualitativo veramente di altissimo livello, dando comfort, dando qualità e soprattutto cercando di aggiungere veramente un servizio al cliente di eccellenza. E quindi occorre fornire, ripeto, ambienti confortevoli, puliti, sicuri, con servizi igienici e servizi del nostro staff di altissimo livello. Soltanto così il cinema potrà rimanere vivo e diventare una delle principali forme di intrattenimento dei nostri clienti. Prima sentivo l'intervento che diceva che le categorie di persone che sono rimaste fedeli al cinema sono sicuramente i grandi appassionati di cinema e sicuramente quelli in cerca di socialità. Ecco, ricordiamoci che anche le famiglie, fortunatamente, insieme ai loro bambini, hanno in qualche maniera scelto la sala come momento per passare un pomeriggio tutti insieme con i bambini, gli amici e magari per festeggiare alcuni momenti importanti come il compleanno del proprio bambino. Ecco, come ricordava, di conseguenza Stratta a rimanere fedeli al cinema, oltre chiaramente a famiglie come appuntamento anche di svago per la propria famiglia, non solo, anche coloro appunto che aspettano con trepidazione l'uscita di un film, ma poi ci sono anche i grandi appassionati di cinema. E i grandi appassionati di cinema, almeno a Siena, sentono una mancanza forte, ovvero quella del nuovo del cinema Pendola. È diventato un caso perché in realtà è chiuso, mi corregga se sbaglio, da più di un anno, perché da giugno, giugno 2023, per l'apertura di un'uscita di sicurezza. Ci sono stati evidentemente degli ritardi burocratici che hanno dilatato i tempi, siamo stati costretti a sospendere l'attività. C'è stato un po' un impoverimento, direi, sicuramente dell'offerta e anche della vita culturale di questa città. Tanti film che rientravano un po' nella categoria del cinema d'essai, film di interesse culturale, se non sono arrivati in questo periodo, perché giustamente l'altro esercente segue una logica commerciale, come è giusto che sia. Sono venuti quindi a Garibaldi, a Poggi. Esatto. Sì, a Siena si spostano comunque per lo più al multisala e al cinema Poggi Buonzi ormai, certo. E quindi, niente, ora per fortuna i lavori dopo tanta attesa sono iniziati, si dovrebbe riaprire a dicembre. Noi siamo pronti come cooperativa, noi siamo attivi dal 1980, abbiamo parlato di piattaforme. E quando abbiamo iniziato noi c'era da poco il cinema, c'era poco la televisione a colori, non c'erano nemmeno videoregistratori, per dire, è passato, cioè, è cambiato il mondo. Noi siamo ancora lì a offrire a un pubblico abbastanza di nicchia, ma che è resistente. Spettatori non solo a una certa età, ma anche giovani, devo dire, c'è una presenza anche giovanile, persone motivate che non ci hanno mai, devo dire, abbandonati.
che amano il cinema come momento di socialità, come diceva prima Davide, ma anche come scoperta, occasione, certo, come occasione per, come dire, per occasione culturale importante. Certo. Noi abbiamo gestito anche il cinema all'aperto, il cinema in Fortezza, Arena Estiva, abbiamo lì sorpassato anche il periodo del Covid, naturalmente, abbiamo avuto una presenza di oltre 130 persone a serata questa stagione, insomma, non tantissima, ma nemmeno poche, siamo abbastanza contenti. Volevo aggiungere, riferendomi appunto all'intervento precedente, che è vero, il mercato si sta restringendo, ma anche perché dopo il Covid un 20% delle sale, dei cosiddetti cinema di città, sono rimasti chiusi. Noi nel nostro caso, per esempio, il nostro circuito, che comprende nostro, nel senso, noi siamo una rete, ognuno ha la sua amministrazione diversa, però siamo noi, il Garibaldi di Poggi Ponte, specializzato nell'SE, il Boccaccio di Certaldo, il Popolo e quando riaprirà il Sant'Agostino, diciamo, nel nostro giro i risultati sono tornati ai livelli pre-Covid, anzi Garibaldi forse anche per questo motivo addirittura aumentato, e quindi dimostra che quel pubblico lì non solo non è in calo, ma è un target davvero importante per il futuro, quindi c'è un futuro anche per un'istituzione come il Pendola, perché il Pendola è un'istituzione ormai e non è un cinema, è una cosa differente, e c'è questa possibilità di immaginare un cinema che doveva finire. È vero quello che ha appena detto l'amministratore di Notorious, c'era questo tipo di sensazione, perché il Covid ci ha proiettato 5 anni avanti nell'era digitale. In questo studio che facemmo nel 2016 si vedeva proprio questo calo progressivo fino al 2030. È uno studio che ho copiato dalla Nielsen, fatto negli Stati Uniti, ho solo tradotto in italiano, e si vedeva questa cosa qui, e diciamo, noi ci siamo avvicinati purtroppo al 2030 più alla svelta, perché il Covid ci ha fatto scoprire i mezzi della rete per far vivere le cose da casa, e quindi questo ci ha penalizzato fortemente. Noi siamo riusciti a tornare a quel livello, speriamo di restarci, e speriamo, chissà, che il cinema, vivendo proprio questa avanzata tecnologica in cui c'è una comodità maggiore, una sicurezza, degli ambienti belli, dei locali accanto belli e delle tecnologie dentro di avanguardia che non trovi a casa, riesca ad avere un futuro. Noi ci siamo adeguati tutti alla tecnologia laser, noi siamo l'ultimo del cinema della rete che sta mettendo adesso i proiettori laser, abbiamo cambiato tutti i processori Dolby. Vi interrompo perché la pubblicità chiama e torniamo invece fra poco per tornare a parlare di cinema, e a questo punto entriamo anche dentro all'ottica del futuro, come anticipava proprio Taddei. E torniamo al punto, torniamo a parlare di cinema in questa puntata dedicata alla cultura. Come avete potuto vedere da questi primi 10 minuti di trasmissione, abbiamo ospiti, in realtà 3 realtà diverse, perché parliamo del cinema di nicchia, appunto con il Pendola, parliamo di chi è riuscito a fare rete all'interno della Valdelsa mettendo insieme più cinema, e poi parliamo di un multisala, invece una multisala che in realtà è chiaramente un panorama nazionale e fa offerta chiaramente non soltanto nel nostro territorio ma anche in tantissimi altri territori italiani. Torniamo a parlare proprio con Stratta, perché in realtà il tema che ha lanciato Taddei è un tema appunto di cui volevamo parlare proprio adesso, ovvero quello del futuro cinematografico, ovvero cosa ci aspetta nel domani. Ecco, cosa ci aspetta? Innanzitutto, cosa voi avete intenzione di fare nel cinema che avete preso da UC Cinema, e quindi le novità che volete appunto mettere a disposizione di tutti coloro che poi verranno al cinema, e poi cosa si aspetta lei dal domani per quanto riguarda appunto anche l'industria cinematografica? Allora, innanzitutto, allora, per parlare della nostra multisala di Sinalunga, come sapete, il giorno 13 settembre siamo subentrati appunto alla gestione di UC Cinemas, e abbiamo cominciato subito apportando delle piccole modifiche, ma già dai prossimi mesi, quindi già dalla fine del mese di ottobre, e cominceremo ad intervenire per aumentare la qualità e il comfort di tutta la multisala, appunto in accordo a quello che è la nostra strategia, la nostra filosofia. Inizieremo cambiando completamente tutte le pavimentazioni all'interno delle sale, perché sono presenti pavimenti in moquette che ormai, ahimè, hanno 20 anni, e quindi
e cominceremo a cambiare. Abbiamo già ordinato tutti i materiali alla fine di ottobre e diciamo saranno installate. Andremo a chiudere una alla volta le sale per poter appunto fare questo tipo di intervento. E successivamente andremo a modificare tutta la nostra offerta food e andremo a installare una nuova banco biglietteria e andremo a cambiare il layout di tutta la nostra multisala. E nel 2025, perché i lavori poi necessiteranno una chiusura temporanea della sala appunto per una ristrutturazione un po' più importante che dovrebbe riguardare tutta la pavimentazione del foyer e del corridoio d'accesso alle sale, diciamo che nel 25 andremo a completare la ristrutturazione della multisala con questo tipo di intervento. Quindi diciamo che Notorious andrà a investire oltre 800.000 euro in questa multisala e quindi questo la volontà di investire chiaramente va un po' in qualche maniera a rispondere a quella che è la domanda successiva su quello che è il futuro del cinema italiano. Innanzitutto una piccola premessa, no? Il calo di cui parlavo prima del 25-30% non è un fenomeno soltanto italiano, quindi questo è molto importante, ma è un fenomeno internazionale, mondiale, cioè in America il mercato esattamente sta facendo gli stessi numeri in termini di calo rispetto al periodo pre-Covid, esattamente identici a quelli che sono quelli italiani. Lo stesso vale in Europa, in Spagna, in Inghilterra, la Francia, come sappiamo, è un paese leggermente diverso dove l'amore per il cinema nazionale è molto forte, quindi il calo è inferiore rispetto a quello degli altri paesi. Ecco, comunque stiamo parlando di un calo generalizzato. Io personalmente credo che il cinema ovviamente rimarrà sempre vivo, molto forte, sarà un momento di intrattenimento che rimarrà sempre tra i momenti di intrattenimento preferiti da tutto il pubblico, anche perché comunque è una forma di intrattenimento a basso costo, è una delle forme di tempo libero che tempo libero chiaramente out of home, come si dice in gergo, quindi fuori dalle mura domestiche, che sicuramente costa meno. Dal cinema si sa, con le convenzioni, le card, eccetera, eccetera, uno può andare al cinema a partire da 5-6 euro, quindi con 5-6 euro passare 2-3 ore di tempo certo, libero, credo che sia veramente un prezzo, uno dei prezzi, un'esperienza, una delle più a basso prezzo di tutte. Ecco. Io credo che il mercato ormai diciamo così, a causa di una forma diversa di fruizione del prodotto film, che quindi sono appunto le piattaforme. 6 anni fa, diciamo, esisteva Netflix, Amazon si stava affacciando, però non esisteva Disney Plus, non esisteva Paramount Plus, non esistevano tantissimi modi diversi di vedere la televisione. Questo chiaramente ha causato questo calo del 25%, 25-30%, e credo che questo numero ormai è un numero con il quale dobbiamo condividere, dobbiamo in qualche maniera tenere presente per organizzare il nostro business. Quindi il nostro conto economico deve partire dal fatto che ormai gli spettatori sono sicuramente ridotti del 25% rispetto a prima. Rispetto proprio a questo mi collego con Vincenzo Colli, che ricordiamolo, insomma, un appassionato di cinema, oltre ad essere scrittore e giornalista, che al cinema a Siena ha dedicato veramente tanti anni. Ecco, rispetto a questo, come se lo immagina invece più nel locale il futuro del cinema all'interno di quelli che sono gli spettatori senesi? Ma intanto sì, il cinema pendola è sicuramente un quanto cinema di sé, culturalmente, come dire, caratterizzato, è un cinema di nicchia, ma non ci crogioliamo nella nostra dimensione e nel fatto di essere, apparire perlomeno come un qualcosa di elitario, anzi ci vorremmo un po' allargare, tanto è vero che la nostra intenzione è quella di non fare solo d'ora in poi programmazione cinematografica, film che altrimenti altre sale censurerebbero, la vostra censura di mercato non sarebbe possibile vedere, ma vogliamo aprirci sempre di più. Abbiamo una sala che nel 1980 appunto fu affidata in qualche modo all'amministrazione comunale di allora e poi
siamo andati avanti insomma anche con altre amministrazioni per decenni, andiamo a restituire alla città in qualche modo quello che abbiamo avuto. Infatti noi ci apriremo a partire dai prossimi mesi sempre più al mondo dell'associazionismo, alle istituzioni anche culturali, al mondo delle contrade, per fare iniziative non solo cinematografiche ma non solo. Faremo, come abbiamo già fatto anche prima del Comad, attività didattica, per esempio di corsi di cinema. Infatti io, ma ci sono altri soci in grado di farlo. I soci, naturalmente, guardate meglio, c'è una certa età, ma stiamo un po' rinfrescando, ci sono altri giovani che stanno entrando. E poi ci apriremo anche al mondo delle contrade, faremo attività non solo cinematografica, ma nel limite del possibile, date anche gli spazi ristretti, anche qualche spettacolo teatrale o musicale, molto piccolo, non inviteremo. Ci saranno tante novità a partire da dicembre, ricordiamolo, sì. Perché riapre a dicembre il band. Sì. Benissimo. Invece per quanto riguarda la programmazione che stiamo tutti aspettando, ovvero quella invernale, ma non solo, perché ci sono anche altre chicche che sono già uscite da pochi giorni, ovvero Joker, ma in realtà questo è l'anno anche dei ritorni, come quello del Gladiatore. Ecco, cosa ci aspetta da vedere al cinema in questo periodo? Lo chiederò sia a lei, facendo poi anche un appunto con Stratta. Senti, io arrivo a questa settimana, poi dopo sentiamo Stratta. Noi abbiamo Joker che è arrivato da ieri, l'abbiamo visto da ieri in anteprima e c'è tutta la settimana e la programmazione è stata un po' lenta in queste ultime settimane, ci è mancato il film di richiamo, speriamo che Joker riesca a fare quello che tutti si aspettano e diciamo come appuntamento particolare per collegarsi un po' a quello che diceva Vincenzo, no? Che poi si apre un mondo nuovo e diverso che è quello degli eventi da fare in questi luoghi, perché devi portare il cinema fuori nella città e non aspettare che la città venga al cinema. Noi portiamo Chiara Francini il 9 ottobre alle 20:30 al Politeama per stare mezz'ora con il pubblico prima della proiezione del suo film, che è tratto da una famosissima commedia di Dario Fo e Franca Rame, Coppia aperta quasi spalancata. Ecco, quando facciamo questo tipo di eventi, queste ospitate, di solito riusciamo a riempire una sala da 600 posti, se ti ricordi Bisio, Peraccioni. Sì, sì. Sono questi i momenti in cui hai quel picco di attenzione che poi serve a creare quello che si chiama il nuovo pubblico. Certo, anche il coinvolgimento poi anche con il territorio, esatto, che è intorno. Poi, se volete vedere la programmazione, noi abbiamo una bellissima app che si chiama Multisala Naturale, perché noi ci siamo concepiti come un multiplex diffuso su 3 comuni con 7 schermi per ora che potranno, si spera, arrivare a 10 e programmiamo insieme ogni cinema e biglietteria dell'altro e in questa app Multisala Naturale trovate tutta la programmazione come se vi trovasse dentro all'interno di un multiplex. E quindi passiamo a Stratta per chiudere questa nostra puntata del punto. Cosa ci aspetta questo inverno? Io adesso vi darò una carrellata di quelli che sono i principali titoli. Appunto, come si diceva prima, Joker è uscito mercoledì scorso e quindi i primi numeri sono sicuramente positivi e comunque c'è una grande attenzione del pubblico per questo film. Arriverà un bellissimo cartone animato, un bellissimo animation, Wild Robot, già giusto il 10 ottobre. Poi ci sarà il film di Francis Ford Coppola, Megalopolis, e poi abbiamo il grande e atteso film di Sorrentino, Partenope, che già si preannuncia un grandissimo successo. E questi poi stiamo già parlando tutti di film e che sono, questo è un film, un blockbuster italiano, quindi comunque un film di qualità di altissimo livello. Poi nel mese di novembre arriva Il Gladiatore, quindi Il Ritorno del Gladiatore. Abbiamo un film molto atteso a livello internazionale che è Wicked, è veramente una storia molto bella, e poi arrivano i grandi Disney. Alla fine di novembre avremo Oceania 2, e quindi il primo fece un incasso veramente importante e che è il classico film per tutti, ma per tutte le famiglie. E poi arriva il Natale è un Natale ricco in Toscana. Poi quest'anno c'è il film di Pieraccioni, quindi il film di Leonardo Pieraccioni, Io e te dobbiamo parlare, che questa volta
viene interpretato insieme ad Alessandro Siani, quindi questa inedita coppia tosco-campana che sicuramente da noi funzionerà molto molto bene. E poi ancora una volta Disney la farà da padrona anche a Natale, perché c'è l'attesissimo live animation di Mufasa, il Re Leone. Poi ci sono tantissimi film, c'è un po' un ritorno del cinepanettone con Cortina Express, tanti film, tanti film importanti, un po' per tutti i gusti veramente. Grazie. Diciamo che sicuramente la famiglia sarà, diciamo così, contenta e felice per tutte quelle che sono le prossime uscite. Grazie Andrea Stratta, grazie a David Taddei, grazie a Vincenzo Coli. Andate al cinema, ma andate anche al teatro, perché in realtà, come vedete, abbiamo anche qui la programmazione della Valdelsa Teatri, ma inviteremo David Taddei a parlare dei teatri prossimamente. La rete del cinema è anche la rete dei teatri, questa è una piazza virtuale con i 3 teatri della Valdelsa tutti insieme. Tornerà qua il punto a parlare proprio di questo, quindi grazie a tutti voi che ci avete seguito, e chiaramente il punto tornerà invece lunedì.